Ciao ragazzi, bentornati nella mia cucina. Io sono Martina Arwen90. Quest'oggi insieme prepareremo le vite in pura con udon. Vediamo qual è il procedimento. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 cucchiai di mirin, 5 cucchiai di salsa di soia, cipollotto verde tagliato obliquo, 2 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di sale. 2 litri di brodo d'asci in polvere, io l'ho preparato anche fresco. La pasta, io ho fatto la pasta fatta in casa perché mi piace leggermente più doppia, però voi potete usare tranquillamente questa che si trova sia su Amazon che al supermercato di prodotti orientali. Per la tempura, per 4 persone, usiamo una zucchina tagliata un po' spessa, 8 gamberi. Per la pastella usiamo una tazza di acqua congelata, una tazza di farina 00 e un tuorlo d'uovo. Vediamo allora come preparare la pasta. Gli ingredienti sono 50 g di farina 0, 50 g di farina doppio 0, 5 g di sale, 50 ml di acqua e un po' di fecola di patate. Questo è per 100 g di pasta e quindi per una persona. Prima cosa, disciogliamo il sale nell'acqua. In un piattino, una ciotolina, uniamo le due farine. Aggiungiamo l'acqua a mano e procediamo finché tutta la farina non si sarà ben amalgamata con l'acqua. Tutta la farina del piatto deve essere raccolta nella nostra pallina e ne impastiamo. Continuiamo a impastarla per 5 minuti finché la pasta non diventa liscia. Quando la pasta sarà liscia e omogenea, la mettiamo a riposare nella pellicola per una trentina di minuti. Passata mezz'ora, scattiamo e la ripassiamo per un altro paio di minuti. Se avete intenzione di fare la pasta per tante persone, vi consiglio di fare sempre delle palline da 100 grammi e poi le andremo a stendere una ad una, in modo tale che sarà più facile l'impasto e anche il taglio. Ok, adesso lo facciamo riposare per altri 10 minuti, sempre nella pellicola. Trascorsi 10 minuti, stendiamo. Dobbiamo cercare di stendere la nostra pasta come in un rettangolo. Mettiamo un po' di fecola per non appiccicarci. Non deve essere molto sottile, anzi, c'è un altro po' di fecola. La pieghiamo. Così, in modo tale che rimane una lingua di pasta. E la tagliamo. Se la vogliamo conservare e quindi mangiarla il giorno dopo, la conserviamo con un po' di fecola di patate distesa su un vassoio e la teniamo in frigo coperta. Vediamo come si prepara il brodo dashi, che è alla base di molte ricette giapponesi. Gli ingredienti sono semplici, vediamo quali sono. Per mezzo litro di acqua abbiamo bisogno di 15 g di katsuobushi, che è il tonnetto essiccato, e l'alga kombu. Per 4 persone ho messo a riposare 20 cm per 20 di alga kombu in 2 litri di acqua per circa 30 minuti. Trascorsa mezz'ora accendiamo il fuoco, fiamma media, portiamo a ebollizione. Prima che bolle, togliamo l'alga kombu e aggiungiamo 60 g di tonnetto essiccato. A questo punto facciamo riprendere il bollore e poi spegniamo il fuoco. Bolle, quindi spegniamo e aspettiamo che il katsuobushi si depositi sul fondo della casseruola. Adesso filtriamo. Una volta filtrato, accendiamo il fuoco e aggiungiamo il mirin, la salsa di soia, lo zucchero, il sale e portiamo a ebollizione. La pulizia dei gamberi prevede, intanto vanno sgusciati, lasciamo la coda. Allora, per la pastella mettiamo nell'acqua congelata il tuorlo dell'uovo e la farina. Possiamo aggiungere a piacimento il bicarbonato. All'interno di una casseruola facciamo bollire l'acqua non salata e immergiamo la pasta fresca e la facciamo cuocere per 10 minuti circa. Passati 10 minuti, scoliamo e la sciacquiamo sotto l'acqua fredda per mantenere la cottura. Abbiamo messo a friggere l'olio, quando è pronto, immergiamo i gamberi. Ora procediamo con le zucchine. Quando il brodo è bello caldo, riprendiamo i nostri spaghetti e li rimergiamo per qualche minuto finché non si insaporiscono.
Quando gli spaghetti si sono riscaldati, impiattiamo. Aggiungiamo i gamberi, le zucchine e il cipollotto. E la nostra e tempura è pronta, itadakimasu!